91 nuove iscrizioni al registro delle imprese a fronte di 2.766 cancellazioni. Le amministrazioni locali a portata di cellulare, lo scopo di un progetto presentato quest'oggi. Il comune in tasca, su smartphone ma anche pad o tablet, tecnologie di ultima generazione. È lo scopo di Mobile e-Government, la sperimentazione che vuole avvicinare i cittadini alle amministrazioni locali. 8 i servizi in fase di elaborazione, tra cui un'applicazione specifica per il capoluogo, Como Mobile Channel, trasposizione per telefonino del sito di Palazzo Cernezzi, in arrivo entro l'estate. Il progetto prevede la possibilità di ricevere informazioni sulle iniziative dei comuni aderenti, effettuare prenotazioni o iscrizioni, ma anche funzioni dedicate agli amministratori, e il cellulare potrà anche salvare la vita. Allo studio infatti un'applicazione per chiedere soccorso in caso di necessità, semplicemente con un clic. 143.000 euro il costo della sperimentazione, compresa nel progetto Coop Sussi, sostenuto dal programma di cooperazione transfrontaliera Interreg. Parliamo di mobile government, che si può tradurre nella maggiore trasparenza dell'amministrazione, la possibilità di avere un rapporto fra cittadino, amministrazione e associazioni che funzionerà molto meglio, aiutando non solo le persone che hanno magari difficoltà fisiche a muoversi o a recarsi in comune, ma anche coloro che per questioni di tempo, magari per la presenza di bambini, non hanno la possibilità di rispettare quello che sono gli orari dell'ufficio. La sperimentazione dovrebbe partire, tempi burocratici della gara per approvvigionarci dei dispositivi permettendo, in un mese e mezzo, due, e poi da qui all'estate avere rilasciato via via tutti i servizi che saranno poi testati fino alla fine dell'anno. 4 i comuni coinvolti nella sperimentazione: Como, San Fermo, Lurago d'Erba e Lugano, 17 i partner di Coop Sussi, tra cui Villa Saporiti, Capofila, Palazzo Cernezzi. 60 cellulari di nuova generazione verranno distribuiti nelle prossime settimane a un campione di cittadini per capire se e come funziona l'esperimento. A fine anno il bilancio, poi il modello potrà essere esteso a tutti i comuni interessati. E adesso nel prossimo servizio tutta la